sbagliato. È stato lo stadio Limmara di Luras, paese dove il torneo mondiale Malleo Sellis è nato 26 edizioni fa, ad ospitare il Sellis Social Goal for Peace, evento che da 2 anni impreziosisce la manifestazione di calcio giovanile Under 13 tra le più importanti in Europa. Lo scorso anno abbiamo provato una grande emozione nel veder giocare la squadra israelo-palestinese con le nostre squadre locali. Quest'anno abbiamo avuto con noi anche una formazione ucraina di giovani fuggiti dalla guerra e rifugiati in Lussemburgo che, grazie all'associazione Sport Unity, possono condurre una vita quasi normale, fare sport, giocare a calcio, essere bambini insieme ad altri bambini. Il torneo Malleo Sellis si svolgerà su diversi campi della Gallura dal 28 al 1 maggio e si concluderà con la finale allo stadio Mancone di Tempio, ma questa è stata un'appendice che ha portato con sé un messaggio ancora più importante, partito dai più piccoli dal gioco del calcio e che vuole arrivare lontano al mondo degli adulti, quelli che non riescono a costruire per i loro figli un mondo di pace. 10 le squadre partecipanti, 8 sarde, Calangianos, Tempio, Torres, Olbia, Porto Rotondo, Budoni, Cagliari femminile e Atletico Buduzò, e 2 le squadre straniere, come detto, Israele Palestina e Ucraina. Qui vige l'autoarbitraggio, si fa tifo corretto e mai esasperato, si gioca insieme per amore dello sport e dello stare uniti. Le parole di Yasha Maknutz, fondatore Social Goal e responsabile del gruppo israelo-palestinese allenato da Pavel Govurko e il suo secondo Ali Utman. Sì, un'emozione enorme, come se fosse la prima volta, anzi forse ancora di più perché quest'anno abbiamo raddoppiato il nostro intervento sociale. L'anno scorso era nato con un'idea di portare questa folle rappresentativa israelo-palestinese, è stato un successone, e quest'anno abbiamo raddoppiato, abbiamo portato anche una delegazione di profughi ucraini che hanno trovato rifugio in Lussemburgo, e devo ammettere che è stato proprio emozionante vedere entrambe queste rappresentative qui al Sellis Social Goal for Peace, una grandissima emozione davvero. Come hai trovato questi ragazzi quando sono arrivati qui in Sardegna? Perché l'anno scorso li abbiamo visti davvero felici. Felicissimi, per loro è veramente un sogno. Noi abbiamo per scontato alcune cose che per alcuni di loro veramente mi viene in mente, guardando il Gatorade che vedo dalla finestra. Un bambino ieri, guardando questa quantità di Gatorade, ha iniziato proprio a commuoversi, quasi emozionato, perché per lui il Gatorade significava il simbolo di qualcosa di davvero unico, speciale, che non gli è concesso, e quindi devo ammettere che è proprio bello. Questi bambini stanno vivendo un sogno a 360 gradi e peccato che siamo alla fine, ma prima o poi ripeteremo, speriamo sia la seconda di una lunga tradizione, ecco. E naturalmente ci saranno sempre anche altre novità, perché questo torneo ci ha abituato a crescere continuamente, a vedere sempre cose nuove, cose importanti. Quest'anno, come hai detto, anche i bambini provenienti proprio dall'Ucraina, dalla zona di guerra, il messaggio è unico, il messaggio è un messaggio di pace. Un messaggio di pace, un messaggio di speranza, un messaggio che vogliamo dare a tutti i bambini che partecipano, è di provare sempre a fare qualcosa per il sociale, fare qualcosa per migliorare il nostro mondo, anche se è una piccola goccia nell'oceano. A forza di gocce possiamo veramente cambiare il mondo e dare una dimostrazione che passo dopo passo si può cercare di fare qualcosa di meglio, ognuno nel nostro piccolo. Arriva invece da Lussemburgo Erin Zander, che con Yevgenia Dolzenko, l'allenatore Farru Doshanov, ha condotto nell'isola la delegazione ucraina. Lei, russa, con addosso i colori giallo-azzurri, parla con il dolore nel cuore. Vorrei non essere qui, dice. E la speranza di chi quasi deve rimediare con il proprio impegno civile alle conseguenze di una guerra che nessuno ha voluto, che lei certamente non ha voluto. It's really an amazing experience for all of us, and thank you very much for giving us this opportunity. È un'esperienza incredibile per loro e straordinaria per tutti noi. Noi ci occupiamo di rifugiati di tutto il mondo ed è la prima volta che usciamo da Lussemburgo. Venire in Sardegna, grazie all'organizzazione Sport Unity, che si occupa di creare attività sportive per bambini costretti a fuggire dalle guerre, è davvero emozionante. Devo ringraziare questo torneo per la grande opportunità che ci viene data. Si sono allenati per diverso tempo e io lo dico con commozione, accompagnare i bambini ucraini in questa esperienza vuol dire tanto per me, perché sono russa, vengo da un paese che ha invaso un altro paese, il loro. Quello che succede qui è la celebrazione dello sport, la celebrazione della pace, e il messaggio che vogliamo lanciare tutti insieme è che le uniche battaglie che vogliamo vedere sono quelle sul campo. Grande soddisfazione e grande orgoglio per il sindaco di Luras, Mauro Azzena, che ha voluto fortemente questa iniziativa nel suo paese.
Assolutamente, è una gioia, è stato emozionante stamattina vedere questi bambini, è emozionante e stimolante cercare di fare qualcosa per questi bambini, è un momento di crescita anche per tutti quanti noi, in quanto pensiamo che piano piano, se ognuno di noi ci mette del suo, nel suo piccolo, possiamo veramente cambiare qualcosa e cambiare il futuro di questi bambini e cambiare di contro il mondo. E l'URAS, tra l'altro, che è il paese che ha dato i natali al torneo Selis, ritrova il suo torneo anche in questa sua appendice importantissima, e voi come amministrazione l'avete voluto fortemente. Assolutamente sì, quando Enea ci ha proposto questa cosa siamo stati ben felici di poterla ospitare, anche perché, come ben hai detto tu, è sì un'appendice, però io la ritengo un'appendice molto importante in questo torneo per la sua funzione sociale. Noi siamo strafelici di riportare il Selis a casa e lavoreremo perché questo avvenga sempre in maniera più massiccia e magari, chi lo sa, crescere assieme al Selis in questi anni e farlo crescere anche con l'URAS dove è nato. Una gioia per gli occhi e per il cuore vedere questi ragazzi sfidarsi in una competizione senza classifiche. Anzi, una c'è, quella del capocannoniere, vinta da Checco, che quando segna viene festeggiato da tutte le squadre e poi si fa il campo per andare a abbracciare il suo allenatore e saltargli addosso. Al Selis Social Goal c'è la consapevolezza che ognuno può fare la differenza, anche solo con un sorriso e una possibilità offerta al prossimo. Per Enea Selis una cosa è certa, questa manifestazione durerà nel tempo. Un'iniziativa nata l'anno scorso per volere delle coque sportive dell'allora manager marketing Stefano Longo, che abbiamo posato in pieno dall'inizio, perché è una cosa bellissima far partecipare ad una manifestazione di ragazzini e giovani calciatori che arrivano da diverse parti del mondo disagiate, quest'anno anche dall'Ucraina, ragazzini che sono arrivati qua con le mamme e senza i loro papà rimasti a combattere. È una cosa che mi riempie veramente di orgoglio. È un'iniziativa che dall'anno scorso a quest'anno continua a crescere, c'è anche una squadra ad esempio di ragazze del Cagliari femminile, l'inclusione è la parola d'ordine, è anche un messaggio insomma che è bello stare insieme. Assolutamente, negli anni abbiamo avuto tanti ragazzi che anni fa hanno partecipato al torneo principale e ancora oggi ci ringraziano per avergli regalato, perché hanno un piccolo sogno. Quest'anno e dall'anno scorso abbiamo pensato di regalare un sogno anche ai ragazzi meno fortunati, abbiamo inserito anche le ragazzine perché nel nostro progetto anche sociale c'è quello di realizzare anche una piccola manifestazione che magari negli anni poi si evolverà, anche dedicata alle ragazze. Che cosa vuoi ancora di più per questo torneo Selis, che ogni anno regala tante emozioni, tanti sogni a questi ragazzi? Qual è il sogno che ancora non hai realizzato? Ma intanto, per quanto riguarda il Social Goal, parlavo con Yasha, che poi è stato lui il promotore con Social Goal di questa manifestazione. La nostra idea è di continuare a fare il Selis sul PIS per anni, quantomeno nei prossimi anni, ingrandirlo. A me piacerebbe onestamente, vista la giornata di oggi, riproporlo nel mio paese, dove sono nato e dove è nato mio padre. Questa stagione pensavamo fosse solamente una cosa fine a se stessa, ci è stata chiesta dallo sponsor principale, abbiamo accolto questo invito con grande entusiasmo. Quest'anno onestamente ci viene veramente voglia di riproporlo ancora per tanti anni. Io credo che comunque le emozioni che mi danno questi ragazzini, ieri ho visto, faccio un piccolo appunto, ieri ho visto, quando siamo andati in aeroporto ad accogliere gli israelo-palestinesi, ho visto i ragazzini palestinesi completamente staccati dai ragazzini israeliani. Si erano conosciuti 2 ore prima in aeroporto praticamente. Oggi li ho visti esultare assieme per un gol, e non è solo un modo di dire, lo sport unisce ed è la cosa più bella credo che io abbia realizzato, anche più del Selis.